Salutiamo i nostri radioascoltatori. Allora, finiamo di leggere un po' i messaggi che stanno arrivando, ragazzi. Non li possiamo leggere tutti. Leggiamone quei due o tre che abbiamo qui sulla Vi ricordiamo schermata, velocemente poi... che siete all'ascolto di Radio R9. Questo programma si chiama Facciamo l'amore. Mi piace il rapporto orale. Farlo e riceverlo, ma il mio ragazzo non la lecca mai abbastanza. Nel senso che non mi fa mai arrivare. Lascialo! C'è un cosa trucco. Devo fare? Allora, niente, gli prendi la testa, gliela lasci conficcata sotto. Mamma mia, ragazzi, e c'è stata una rivolta muoversi. Qui al Caffè 24. Al Caffè 24 gli è stata veramente una rivolta. Cara amica, un piccolo consiglio. Prego. Digli al tuo ragazzo, insomma, sì. Cerca di spiegargli che a te veramente piace questa cosa. Nel caso non te la voglia leccare, esatto. Vai a Manchester da Luca oppure mandalo a cagare. Perfetto, no, andiamo avanti. Massimo, dici no, pure. Ho detto, a me per esempio non piace che Alice. Me la lecca. Io me la lavo prima, ne andrò lavata, non mi serve, cioè. Da quello che stava dicendo mi sembra di dire io me la lecco da sola. Io me la lecco. Sembrava un po' così. Okay. Un consiglio per questa amica. Sì. Addolcisci la patata. Metti un pochino di panna, un pochino di miele. Di miele, di marmellata, di pecorino. Avrà voglia di leccarti fino in fondo. Senti, non c'è bisogno di niente. Un uomo che non la lecca non è un uomo. Non quindi un la uomo. Deve leccare, punto e basta. Senza miele, senza niente. La deve leccare. Bravo, bravo. Siamo bravo. Tutti d'accordo. Allora, andiamo avanti. A carnevale vorrei... Ragazzi, per favore, ragazzi. A carnevale vorrei vestirmi da sexy infermiera, ma il mio ragazzo con cui sto da tre anni, dice che è un vestito da zoccola. Voi che ne pensate? Mi chiamo Sara. Sara, guarda, cara Sara, che ti sei firmata. Aspetta, è tre anni che stai con sto ragazzo, dice che. Insomma, il vestito da sexy infermiera è un belettino da zoccola, sì, per amore. O gli fai fare la zoccola una sera o ti fa la zoccola tutto l'anno. Ecco qua. Scusate, ma infatti lasciatele libere queste donne. Pure io mi vesto da sexy infermiera. Ma Massimo, attendo che basta la sera, non è che... se è bastata la sera, guarda, è stato meglio così, io gli direi di essere solo più originale. Ma infatti, vai Emiliano, andiamo in chiusura che abbiamo abbondantemente superato la mezzanotte. Ok, abbiamo letto tutti gli altri, quasi tutti, ragazzi, ci scusiamo per tutto. Quindi abbiamo sforato la mezzanotte di qualche secondo. C'era da fare c'era un compleanno, se non erro, da festeggiare. Il compleanno della mamma di Valentina, che gli fai gli auguri tu? Tanti auguri mamma, anche se spero che non mi stai ascoltando, perché altrimenti viene valificato. Tantissimi auguri alla mamma di Valentina da tutta la Family Love di Facciamo l'amore. Tantissimi auguri. Speriamo che non la stavano ascoltando, altrimenti era ex mamma. Ma ricordiamo a tutti che noi siamo un programma comico. Siamo qui a fare dell'ironia. Lo facciamo veramente in maniera molto, molto, molto innocente. Tu prima di... Tu Guerriero fa ridere come un dito nel culo, però... Dai, a parte Emiliano, questo, basta così. Ci sono gli altri membri della Family. Anzi, siamo al momento di chiusura, quindi siamo al momento dei ringraziamenti. Ringraziamo tutti coloro che ci sostengono tutte le settimane, tutti coloro che ci seguono tutte le settimane, che ci scrivono in posta privata su Facebook per messaggio. Grazie ai vostri consigli, grazie anche alle vostre critiche. Questo piccolo programma fa parte anche di voi e voi fate parte di noi. Applauso, grazie. Grazie tantissime a tutte le persone che tutti i lunedì sera vengono qui al Caffè 24, ci seguono in prima persona. Credo che nonostante le centinaia di migliaia di milioni di persone che in questo momento circolano sul corso di San Benedetto del Tronto, il Caffè 24 sia l'unico punto dove veramente ogni lunedì puoi trovare bella gente, stare insieme, bere qualcosa e ridere con questo programma, perché Facciamo l'amore è l'unico programma che fa bene all'umore e fa bene all'amore. Molto bene. Bene. Ringrazio tutti i membri della Family, coloro che contribuiscono ogni settimana alla realizzazione di questo programma. Ringrazio il mio socio radiofonico Guerriero, ringrazio Alessandro Genziani che ci ospita qui al Caffè 24 ogni lunedì sera e ringrazio soprattutto il grandissimo sponsor di Facciamo l'amore, il centro di massaggi cinese abusivo Scotalelle. Non esiste il centro Scotalelle. Centro massaggi Scotalelle, l'unico centro dove prima vieni e poi sì, paghi, vai, quindi vai. Molto bene. Ora lascio la parola al mio socio radiofonico Guerriero per la chiusura, come sempre, con la sua frase e l'unica canzone di tutto il programma, perché vi ricordo che Facciamo l'amore è un programma comico che dura 2 ore senza interruzioni, né pubblicitarie né musicali. Ragazzi, non è facile per niente fare un talk di 2 ore con tutti gli ospiti che abbiamo noi, con tutta la Family, con tutto il cast. È veramente complicato, ci mettiamo tanta
passione, ma soprattutto dobbiamo ringraziare chi ci permette di farlo. Sono veramente degli innovatori questi ragazzi di Radio R9. Radio R9 ha creduto in noi, ma Alessandro Genziani, titolare del Caffè 24, ci ospita ormai da tantissime puntate. Grazie Alessandro, anche tu hai creduto in noi. È un programma veramente, veramente corale. Corale, corale, corale come le orge che fa a casa. Dai Emiliano, smetti. Corale. Ricordiamo corale a tutti che è un programma comico. Ragazzi, ragazze, soprattutto genitori, non prendeteci sul serio. Diciamo qualche parolaccia, è vero, ma soprattutto facciamo ridere. Cioè, siamo comici usando qualche parolaccia, ma su via, nessuno si può scandalizzare per questo. Allora, la chiusura di questo programma oggi è personalissima. Volevo dedicarla a Jennifer per un anno di magia. La frase è di Cesare Cremonini della canzone Logico e l'unica canzone che mettiamo oggi è di John Legend ed è All of Me. La frase è questa: non succede quasi mai a due come noi di credere che sia possibile trovare un complice in questo disordine. Buonanotte e buon proseguimento. Buonanotte di serata a Caffè 24. Ciao a tutti. Buonanotte, rimanete con noi su Radio R9. Ciao.